Ragazzi, allora, dopo svariati tentativi, guardate come si fa. Io non lo sapevo. Dopo mille tentativi, ho provato a sparare la luce Una volta o due, ovunque, ci hai ovunque. trovato la via. Finché non ho Niente di inquietante. trovato. Mo? Boh. Finché non ho trovato la giusta direzione. Allora, questo, aspetta. Le norne non apprezzeranno la nostra visita. I curiosi non sono i benvenuti. Ok. Ne saremmo andati prima che se ne accorgano. Allora, adesso io devo capire. Perché io ho scoperto quella roba lì, ma non saprei come collegare quell'altro. Cioè, vediamo. Devo collegare questo, penso. È giusto? Nope. Se scollego questo. Ok, ora devo collegare l'altro. Ok. Andiamo. Sempre se è giusto, perché. Non so, io tra gli indovinelli sono veramente pessimo. Ah, devo spostare quello. Cosa devo fare? Aspetta. Vai. Devo spostare quello. Dai. Dai. Che questo batte sul nulla. Ok. La fonte è accessibile. Mamma Seguimi, mia, Tim. raga. Ok. Uff. Vi giuro che sono rimasto. Non vi dico quanto perché sennò mi prendete per il culo. Ma non capivo. Infatti bisognava colpire quello. Mannaggia, oh, mannaggia. È così alto? Ma non mi faccio male? Oh. Ok, comunque. Prendi ciò che ti serve in fretta. Non indugia Le molto. norne? Oh mamma. Comunque, visto che l'altra puntata l'abbiamo fatta con la tuta di Altair, oggi ritorno con la mia tuta normale. Allora, qual era quella potenziata? Vai a capirlo. Questa, ok, Alamut. Mostra attrezzatura. Ah, posso toglierla. Ecco com'è, cos'era successo. Io adesso ce l'ho questa. Ok. E c'ho anche queste, ma non mi piacciono. Per potenziare. Posso potenziare questo? Fare tra potenzia. Ok. Ah, adesso ce l'ho. Vediamo com'è così, raga. Dai, raga, è bellissimo. Me lo tengo. Interagisci. Olè. Chi è? Oddio. Oh Madonna. La profezia? Ma è un cucciolo. Ah. Cucciolo sperduto, non dovresti essere qui. Dove sei? Non c'è lupo di cui mi possa fidare. No, dai. Fatti da parte, Tyr! Non voglio lupi ad Asgard! Questo è un luogo sacro, Javi. Non si può uccidere qui. E tu lo sai bene. Ok. Beh, dai, almeno non è morto. Ma adesso lui ammazza la farfalla, la libellula però. Hai forse perso il senno? Agisci come se lo spirito di un altro ti possedesse. È il destino a guidarmi. La mia mente è libera, un fato oscuro mi attende. Ok.
Un fato oscuro mi attende. Le norme hanno predetto che un lupo mi ucciderà nel Ragnarok. Abbatterai tutti i lupi dei nove regni per sfuggire a questo fato? È ridicolo. Prendi questa bestia e ingabbiala. Farei lo stesso con tutti i cani e i lupi di Asgard, se potessi. Se rasserenerà il tuo spirito, farò come chiedi. Ci servirai lucido nella guerra che ci attende. Grazie per avermi fermato, Araldo del Coraggio. Araldo del Coraggio. Quando si scende a queste profondità, non c'è più modo di risalire. Dunque continueremo la discesa. Ok, sì. Quindi non lo posso uccidere. Infatti non mi prende neanche l'arco. No, non mi prende l'arco, raga. Quindi esci dalla caverna. E come si esce? Da qua? Da qua. Da qua. No. Dalla roccia. No. Ok, da qua. Piante. No. Da dove si esce, raga, scusa? No! Oddio, ma si può andare qua sotto? Non lo sapevo. C'è qualcosa? Ah, sì. Sai che è qua sotto, scusa? Ah, da qua si esce. Ok. Oh madonna, muoio? Potrei morire? No, dai, c'ho ancora fiato. Dai. Oh. Quando hai un pensiero in mente, ti ci immergi fino in fondo. Loki. Com'è andata la... Ah. Tutto bene? Parla. Sei entrato nella fonte, vero? Hai trovato quello che cercavi? Ho un'otre con l'acqua sacra, sì. Il costruttore si prepara alla dimostrazione. Com'era la fonte? Calma, pacifica, tranquilla? Che cosa vuoi sapere, Loki? Sapere? Sono solo curioso. La fonte è un luogo di meraviglie. Vorrei tanto vederla. Con noi c'era un cucciolo di lupo che ha violato il luogo sacro. Ma Tyr se ne è preso cura. Preso cura? È morto. Come mai ti preoccupi, eh? Non sarebbe mai dovuto venire alla luce. Cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Tyr mi ha convinto a risparmiarlo, malgrado il mio istinto. Ah, sì. È giusto che l'istinto si pieghi alla ragione. Tyr questo lo sa bene. No, trama qualcosa, raga. E per forza. Dov'è il costruttore? In un campo, non lontano da qui. Il tuo corvo troverà la via. Ok. Spiega le ali, Sinin. Ah, è là in fondo. Io, raga, voglio vedere una roba. Intanto ho i talenti, ok. Che cosa sblocco? Danni abilità, danni leggeri, danni furtivi. Che qua ho altre cose, ma non mi ricordo. Ah. E io vorrei un po' di vita. Cos'è? Doppio scambio. Ah, sì, vabbè. Questo ce l'ho già. Stordimento. Orso. Danni abilità. Più. E scusate un attimo, mi sono disconnesse le cuffie. E ogni tanto succede. Adesso le ricollego. 2 secondi. Non mi abbandonate, vi prego. Allora, sentirete dall'audio della TV. Scusate se sentite malissimo.
Vediamo se si ricollegano. Ok, un secondo che rimetto l'altro. Perfetto, ci siamo. Allora, stavamo dicendo Via dell'Orso, ma cosa ho sbloccato anche? Anche qua ho robe. Protezione collettiva, ma per ora non mi serve. Parata per una al momento giusto per infliggere danni aggiuntivi all'assalitore. Dai, facciamolo. Scudo. No, questo non mi piace. Allora facciamo questo qua che l'avevo visto. Dov'è? Stordimento. Danni abilità. E questo è danni corpo a corpo. Perché posso anche combattere. Beh, facciamolo. Però non saprei come mettere, come combattere però, questo è il problema. Se io questo lo levo. Oh, che figata così. Però ce l'ho. Così com'è? Oh, che figo, raga, però. Ma è bellissimo. Okay. Però lo voglio tenere così, raga. Secondo voi è brutto? Boh, a me piace un botto così. Dai, lo teniamo così. Ok, andiamo là, raga, allora. Provvedimenti difensivi, ok. Andiamo. Io spero che mi sentiate. Allora, per sicurezza faccio così, raga, guardate. Un secondo, creo direttamente un party, che almeno mi sentite. Ok, mi dovreste sentire, spero. Ah, non l'ho colpito. Vabbè. Allora è qua. Da qualche parte. Ah, eccolo lì, eccolo lì. Trova il costruttore e parla con lui. Ok. Costruttore, Oh Madonna. tempismo per... Non mi fa parlare con lui. Ecco il Parla. luogo perfetto. Hai portato l'acqua? Come promesso. Splendido. Unendo l'acqua al mio pigmento, la sua magia alimenterà le rune di protezione che ho inciso qui. Se proverai a ingannarmi, nessuna runa riuscirà a proteggerti. Capito? Una mistura perfetta. Aspetta, che cosa fai? Richiamo la magia dell'Ugr per unire la mia essenza a questi incantesimi, ne amplifica l'effetto. Magia dell'Ugr. L'hai appresa dagli Jotun. Loro ne praticano una forma, ma questa è una mia tecnica personale e ho quasi finito. Potresti renderti utile e portarmi tutti i vasi di pigmento che puoi? Oh Maria, va bene. Ah, eccoli qua. È la Madonna, tutti? Attento con quel vaso, è fragile. Piano. Ricorda, posalo e non romperlo. Ma tutti? Stai scherzando, vero? Attenzione, possiamo sostituire il pigmento, ma non il suo tempo di preparazione. Porta i vasi. Madonna, ma quanti te ne devo portare? Sì, ma... Basta. Va bene, è il punto giusto. Ok, Ora, però qua avevo visto costruttore, una roba. dovresti allontanarti, magari su quella roccia. Ma se io gliene porto ancora, posso? Dove devo andare? Ah, questa roccia. Ok. Ecco, basteranno. Ora aspetta ed eccolo qui, Che un buon figata. lavoro. Le rune che hai dipinto hanno creato lo scudo. Esatto, e se tutto andrà per il meglio, proteggerà gli alleati e consumerà i nemici. Dimostralo. Con piacere. Attira gli invasori fuori dalla foresta verso lo scudo. Vivi, ovviamente. Devono essere vivi. A
Traversare la barriera non mi nuocerà. Hai la mia parola, Javi. Dove devo andare? Di qua? Dove sono i nemici, scusa? Guidami. Ah, qua. Ah, eccoli qua. Sono qui, ammassi di sterco. Vi nascondete come codardi? Vi temete tanto da disperdervi come topi davanti a un felino? Ma li ho attirati? Beh. Lui sì. Ma gli altri? Ok. Adesso devo andare. Devo tornare indietro. Ok, stanno seguendo. Oh, via, via, via. Via. Ok, mi stanno seguendo. Molto bene, portali più vicini. Vediamo. Incredibile. Come falene sulla fiamma. Avanti, branco dei vigliacchi! Io sono uno e voi molti! Che cosa avete da perdere? Figata! Corrono verso la morte. Costruttore, è normale che il tuo scudo tremoli così? Oddio. Attraversare lo scudo. Ok, non devo attraversare lo scudo, ho detto. Il tuo scudo oh no! Funziona, costruttore. Oh madonna! Aia! Madonna. E ora il tuo scudo ha fallito. Niente affatto. Ho solo bisogno di perfezionarlo. Cacchio. Il tuo scudo ha attirato un'arma, ma è fragile come il tuo promesso. Bam. Deve avere tregua. Questo non è ciò che hai promesso. Cacchio. Aia. Avanti. Usate la... Hai dovuto lasciare che Loki ti uccide. No, mi hai colpi. Oh madonna. Devi ripararlo. Ora. Facendo il possibile. Quanti cazzo sono, raga? Oh madonna. Certo, non è andata come avevo previsto, ma l'importante è che alla fine la semina dia buoni frutti. Si sono sciolti tutti, raga. Non dolci come le tue promesse. Parla. Ha tenuto. Lo scudo è un portento. Ha retto. È efficace, ma instabile. Non temere, amico mio. Il problema è risolto. Ho trovato la giusta miscela. Con i dovuti materiali e il giusto incentivo, costruirò una torre così alta da proteggere l'intera Asgard. I materiali ne abbiamo a volontà. Ma di quale incentivo parli? Oh, una sciocchezza, niente di che. Voglio Freya come mia moglie regina. Ecco. Ah, gli devo dire, l'avevi pianificato. Non sei giunto qui per caso, vero? Desideravi Freya da prima del tuo arrivo. Se lo avessi confessato fin dall'inizio, mi avreste ricacciato oltre il portale. Ma la mia offerta è sincera e la mia magia reale. In cambio di una moglie e di una regina, vi fornirò i mezzi per proteggervi. Baratterò Freya come se fosse un fascio di grano. Sarà lei a dirmi ciò che desidera. Fa ciò che devi, ma il mio prezzo non cambia. Niente Freya, niente scudo. Non chiedo altro. E tu qui non hai altri amici, dunque sii cauto.
Avete capito, sto stronzo? Cosa sono queste, raga? Altri due punti talento, madonna. Talenti. Cosa posso fare? Qua cos'ho? Danni furtivi. Resistenza a distanza. Dai, facciamolo. Ah, bloccato altro. Danni abilità. Ok. Sono a 51. Ok. Cosa sono questi, raga? Sono i portali? Dite? Dov'è che devo andare io adesso? Mondo. Ah, devo andare qua. Ok, parla con gli dei. Vabbè, vado diretto qui e poi mi teletrasporto. Potenza stimata 90, Asgard. Madonna. Teletrasportiamoci. O posso fare un salto? Non credo. Andiamo. Ok. Teletrasporto. I miei occhi mi hanno accecato. Ok. Di qua. Cavalcatura. Ya. Andiamo. Oh, madonna. Si stanca subito sto coso. Dai, salta. Ma sì. Ah, devo usare... Ok. Beh, saranno qua, immagino. Ah, là c'è il lupo. Ammirate il lupo della fonte! Ma cosa è successo? Questa magnifica creatura. Impressionante, vero? Occhi gelidi, zampe forti. Deve appartenere a una razza possente. Stolti. Il mese prossimo potrebbe inghiottire la luna. Secondo me è un gigante. Cioè, è cresciuto troppo in fretta. Ma questo lupo non è tuo nemico. Quando verrà il Ragnarok, i suoi segni appariranno chiari a tutti. Tyr, prendi parte ad un gioco di cui non conosci le regole. Potrebbe essere, ma correrò il rischio. Se ci sarà un prezzo da pagare, lo pagherò. Infatti Tyr dovrebbe perdere un braccio in teoria a causa del lupo. Il costruttore, sì. Dov'è Freya? Sta dando lezioni di strategia bellica a Thor. Una battaglia persa in partenza. Seguitemi dunque. Devo parlare a tutti voi. Ok. Come lo guarda? Beh, potevano farlo un po' meglio il lupo comunque, eh? Ah, ho finito. No, non posso fargli niente. Hai parlato al costruttore? Hai visto il suo lavoro? L'ho visto. Eccolo qua. Segni sono i tuoi guerrieri. Basta con questa stregoneria, donna. Indicami solo i nemici e io me ne occuperò. Javi, sembri turbato. Il costruttore mi ha mostrato la sua magia. Ha generato uno scudo in grado di consumare gli invasori. Ne faremo buon uso. Ma il tuo volto dice tutt'altro. Il suo prezzo è troppo alto. Che cosa vuole? Te. Me? Ci ha preso per mercanti di schiavi. Gli farò schizzare le cervella fuori dalle orecchie. Calmiamoci tutti ora. Soppesiamola. Non pensarlo neanche. Cosa gli hai risposto? Gli ho detto che la scelta aspetta a te. E non hai rifiutato all'istante? Ho buone ragioni. Se credesse di avere una possibilità, continuerebbe la sua opera. Un cane non lavora la semplice promessa di un osso. Ho
potrei prenderlo a pugni finché non lavorerà gratuitamente. Esatto. Dovremmo considerare... Io non barotterò il mio corpo. Sarebbe la prima volta. Ecco, ho trovato. Schiaccerò con il mio martello i suoi gioielli di famiglia. Ci state tutti rimuginando troppo. Diamo al costruttore un compito impossibile e un termine di, diciamo, 9 giorni. Quando fallirà, perché di certo fallirà, Freya sarà libera e noi finiremo il suo lavoro come stabilito. Solo un pazzo o uno stupido accetterebbe. Tu sottovaluti le persone di ingegno, signore della tempesta. Il costruttore è un uomo orgoglioso, non si tirerà mai indietro di fronte a una sfida. L'idea non mi piace. Neanche a me, ma dobbiamo agire. Loki, va a parlare con il costruttore. Sarà fatto, signore delle rune. Sei alle prese con forze che non puoi controllare. Eri ansioso di concludere il patto. Noi siamo Aesir, lei una Vanir. Attenti! Oh no! Il lupo! Merda. Oh merda! Stai indietro! Lo penserò io! Cacchio! Ti pareva che il lupo si fosse liberato? Ma chi è stato a liberarlo? Largo, il lupo è mio. Cos'ha il lupo? Che cosa gli sta succedendo? È maledetto. Spostatevi, lo prendo io. Merda, non ho frecce, non ho niente. Che bestia colossale. Una degna cazzo. Filerò la mia ascia con i tuoi denti. Aspetta. Non affrontatelo! Lasciatelo a me! Dove sta andando sto lupo, raga? Dove è andato? Di qua. Ma va. Sei il lupo della profezia. Sei la mia fine. Sei destinato a distruggermi. Sono il defunto viandante! Lo spettro vivente! Io non posso morire! Scopriremo cos'è più forte, il padre o la mia volontà. Vabbè. Per forza. Dai, cazzo. Ok.
Sì, vabbè. Palleo. Ferma uccisione, porca vacca. Ti avevo avvertito e guarda com'è finita. Avi, non farlo. Abbassa la tua ascia. Fatti da parte, Loki! Tu avevi giurato di non versare il mio sangue. Togliti di mezzo e non dovrò farlo. Il suo sangue è il mio sangue! Cosa? Questo è mio figlio! E Loki è un gigante, tutti lo... Penso che lo sappiate tutti, quindi è un gigante anche il lupo, come bastardo. Immaginavo. Tyr, hai già accudito il lupo. Tu sarai il suo custode. Portalo a Lyngby, legalo laggiù. Assicurati che non lasci l'isola. È stata dura, raga, mamma mia. Non so se vi taglierò il pezzo dove sono morto, ma penso proprio di sì. Parlerò con il nano Ivaldi. Gli chiederò una soluzione definitiva. Vieni qui, bello. Con me sei al sicuro. Abbine cura, giustiziere. Sì, beh, non è colpa nostra se tu... Cioè, dovevi dirlo. Loki. La resa dei conti arriverà. Su questo io non ho alcun dubbio. Insomma. Dammi tanti punti, però. Caffo. Cosa sta rimuginando, coso? I cieli si oscurano, è un cattivo presagio. Il mio compito impossibile si fa più urgente. Quanti punti. Ok. Mamma mia, è stata non dura di più, raga. Adesso vi saluto, mettiamo questi due punti talenti, vediamo. Elusione. Colpo alle spalle. Ah. Danni furtivi. Va bene, dai. Ok. Perfetto, raga. Io vi saluto e ci becchiamo un prossimo episodio. Bella.